Il Sanodis 379 Performance è uno dei nuovi modelli della Jeannot, presentato al Salone di Genova 2011. Lo scafo è filante e ha la prua dritta. La carena presenta uno spigolo a poppa che ha la funzione di stabilizzare la barca di bolina e ottimizzare le linee d'acqua. La tuga calandrata è sgombra da rinvii e grazie ai passauomo a filo di coperta dispone di buoni spazi liberi. La scotta di randa è il circuito alla tedesca e viene manovrata dai winch del pozzetto che si trovano a portata di mano del timoniere. Questi ha un ampio spazio a sua disposizione con due postazioni distinte, entrambe dotate di un comodo sedile. Lo specchio di poppa è abbattibile e si trasforma in spiaggetta. Il pozzetto è molto ampio e dispone di un grande tavolo con ante abbattibili e ghiacciaia incorporata. La barca ha due diversi piani velici che l'armatore potrà scegliere al momento dell'acquisto. Il primo prevede un Genoa al 132% di sovrapposizione, con una superficie velica totale di 70 metri quadri, 35 per la randa e 35 per il Genoa. Il secondo, invece, prevede un fiocco autovirante. Con quest'ultimo la superficie velica è di 58,3 metri quadrati. Gli interni sono spaziosi e ben studiati e i layout sono due e differiscono solo per il numero di cabine, due o tre, il bagno è sempre unico. Nella versione a due cabine, quella di poppa e il bagno sono notevolmente più grandi. Quello che si nota subito visitando la barca è che questa dispone di innumerevoli stipetti e ripostigli per stipare tutto il necessario alla crociera.